Sulla spiaggia di Policastro iniziano i lavori per l'allestimento di tre lidi e per l'assegnazione di nuovi spazi da attrezzare con stabilimenti balneari, ristoranti e bar. Superati tutti gli intoppi giudiziari e amministrativi, si apprestano a riaprire, dopo l'estate 2012 trascorsa sotto sequestro, i lidi Jonathan, Blue Night e Copacabana, che rispetto al passato potranno realizzare solo strutture totalmente smontabili e quindi impianti privi di cemento. Per sopperire all'assenza degli altri sei stabilimenti ancora sotto sequestro, il Comune ha deciso, come lo scorso anno, di garantire un adeguato servizio di sicurezza, assumendo quattro bagnini che dovranno alternarsi sulle due torrette d'avvistamento che lo stesso ente provvederà ad allestire sul litorale policastrese. Intanto, venerdì prossimo, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il regolamento con cui dare in concessione i 10 nuovi spazi individuati sulla spiaggia per 4 chioschi e 6 lidi. Entro luglio si procederà alla consegna. Dopodiché saranno i titolari delle nuove concessioni a decidere se tentare l'apertura per questa stagione estiva. Verso la concessione anche due locali comunali situati sul porto, nell'edificio in cui è stata istituita da alcuni giorni la delegazione della Guardia Costiera. Uno dei due locali dovrà essere trasformato in ristorante, l'altro in bar. Il bando per l'assegnazione delle due strutture sarà pubblicato a breve. In questo modo, precisa il consigliere Giovanni Fortunato, contribuiremo a creare nuove occasioni di lavoro e soprattutto a migliorare l'offerta locale.